Amici appassionati di ciclismo, benvenuti alla puntata odierna di Studio Toscana Sprint. Due ospiti importanti, non solo per la professione che svolgono, sono entrambi avvocati, ma anche perché sono due persone che spesso, come dire, sono considerate ormai compenetrate anche al mondo del ciclismo, sia per le conoscenze personali e sia, dico purtroppo o fortunatamente a seconda dei casi, anche per la loro professione. Sono Fausto Malucchi, presento, ed Elena Baldi. Buonasera. Allora, Elena Baldi, fra l'altro, ha scritto anche un libro di cui parleremo poi in seguito. Si intitola Resta Ribelle, editore. Editore Megama. Megama, vabbè, poi ci parlerà dei contenuti. Ma c'è qualcosa di ciclismo qui dentro? Sicuramente c'è qualcosa di ciclismo, non solo come storie che ho raccontato, sono tutte esperienze personali, ma c'è anche una conoscenza diretta con la mamma di Pantani, che mi ha raccontato una storia e quindi ho voluto riportare questa storiellina di Pantani da piccolo. Ecco, allora, di palo in frasca con Fausto Malucchi subito. Questo caso di Pantani, che ormai è stato riaperto già da qualche mese, ecco, campeggia su tutti i giornali, su tutti i blog, tutti, diciamo, anche i social network. Penso che Fausto Malucchi, voi siete coinvolti direttamente anche in questa cosa, ma è giusto, domanda retorica, aver rivangato o riaperto questo caso, secondo lei? Bisogna vederla sotto molti profili la storia. È chiaro, legalmente è possibile, non è la prima volta che si è cercato di riaprire, che si è riaperto il caso Pantani. E quello che francamente mi sembra discutibile è proprio questa grande risalto alla vicenda. Cioè, che cosa voglio dire? Noi ci siamo sentiti proprio con Tonina Pantani pochi giorni prima che esplodesse il caso, non che il caso fosse riaffrontato, perché poi potrò spiegare anche il motivo per cui ci siamo sentiti. Mi ha chiamato e mi ha chiesto che cosa ne pensassi del fatto di rivolgersi ai mezzi di informazione, trasmissioni televisive, giornali, eccetera. Io ero contrario, gli ho manifestato le mie perplessità sulla pubblicizzazione della riapertura dell'istruttoria e lei mi ha detto che era d'accordo con me. Cioè, in effetti, Però poi è se, sfuggita di mano la situazione. sì, in effetti, se si vuole cercare la verità secondo me la si trova nel silenzio. Un'inchiesta seria la si fa silenziosa, quando invece si entra sotto i riflettori su un palcoscenico, ecco che ci sono necessariamente, quasi diciamo, sempre degli inquinamenti che poi spesso non portano a risultati più corretti. Io sono contrario appunto a vendere libri, sono contrario a vendere giornali, sono contrario a tutto quello che c'è stato. Per quanto riguarda l'inchiesta, non sono contrario, invece, quando c'è qualcosa di nuovo, se c'è qualcosa di nuovo e si vuole riportare all'attenzione di una procura, di un tribunale, beh, questo ben venga, soprattutto quando c'è di mezzo la morte di una persona, soprattutto quando ci sono genitori che appunto vogliono delle risposte. La mia impressione è che io ho scritto su Pantani, ho scritto un libro, conosco la mamma, ora un po' di tempo non ci sentiamo, però devo dire questo, cioè l'impressione mia personale, dopo quello che sta succedendo, che è successo, è che bisognerebbe scindere la parte sportiva dalla parte, come dire, legale, penale, perché ci sono gli aspetti anche penali, che riguardano non tanto la squalifica famosa di Pantani o Pomadone di Campiglio, quanto proprio, diciamo, il discorso della sua morte. E allora lì. Però sono due piani direi diversi, secondo me è un errore aver voluto mischiarli, perché io non dico, beh, per me Marco non è che deve essere riabilitato, tanto alla luce anche di quello che è successo a Lance Armstrong e agli altri, tutti coloro che masticano il ciclismo hanno capito che non era più colpevole di altri o meno colpevole di altri, era una prassi che purtroppo in un certo periodo era generalizzata e non si può sicuramente gettare la croce addosso al povero Marco. Quando poi si viene a sapere, come si è saputo, confessione di Armstrong ed anche altre cose, che diciamo era un sistema, fra virgolette, molto generalizzato negli anni nel 2000 e così via. Quindi su questo lì secondo me non c'è da fare nulla, perché non si tratta di riabilitato, ma è già riabilitato, se uno volesse riabilitarlo, da quel punto di vista lì secondo me Marco non ha bisogno di riabilitazione. Diverso è il discorso della morte in quelle situazioni, e lì, ecco, secondo me col civismo c'è ben poco a spartire. Elena Baldi è d'accordo lei? Sì, sono d'accordo. Noi abbiamo avuto, diciamo,
la possibilità di conoscere la mamma di Marco, perché per un certo periodo, prima che fosse riaperto questa indagine penale, il Parlamento francese voleva togliergli il Tour de France, e quindi la mamma di Marco si rivolse a noi. Noi abbiamo fatto, diciamo, le nostre forze sia nei confronti del Parlamento francese sia nei confronti della Federazione Nazionale di Ciclismo, e siamo riusciti a non farlo toccare quel tour. Poi lì ci siamo voluti fermare, perché comunque non togliendogli il tour, e comunque il campione era quello, basta, cioè le indagini c'erano, e se le indagini si aprono, sono d'accordo con Malucchi, devono essere fatte nel silenzio e senza, diciamo, la pubblicità che gli stanno dando, con risalto mediatico che non condivido. Ecco, senti, torno all'avvocato Fausto Malucchi, cioè, ma riparando l'aspetto sportivo, quello che ha detto anche l'avvocato Baldi, cioè togliere un tour, ora Armstrong a questo punto consideriamo era confesso, quindi è diverso il discorso, ma non perché sappiamo tutti che chi ha vinto certe gare in un determinato periodo, c'è, come dire, non dico la certezza, ma il sospetto quasi quasi certo che insomma, diciamo, avesse utilizzato determinate sostanze. Poi ci sono i casi di rischio, anche lì l'hanno ammesso, di altri, insomma. Quindi ecco, dico questo, ma secondo me togliere un tour a questo punto non avrebbe avuto nessun significato, anche perché a quel punto lì... Sarebbe stato un atto illegittimo. Noi non è che abbiamo parlato per romanticismo del caso Pantani, ne abbiamo parlato in termini legali, come Quaid e con la Federazione Internazionale, che poi ha accolto la nostra tesi. Cioè non si può, l'indagine che ha svolto il Senato francese, che non l'ha fatta sul ciclismo, sono 800 pagine, un dossier fatta su tutti gli sport, che ha dato risultati, diciamo, di positività in tutti gli sport. Ora noi parliamo sempre di ciclismo come se fosse, diciamo, in pratica, chiaramente. L'unico settore. Beh, però si è parlato di calcio, si è parlato di rugby, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, e sono risultati peraltro anonimi quelli che hanno pubblicato il Senato francese, proprio perché quando si è cominciato a parlare di rendere noti i nomi, noi abbiamo fatto un intervento, e credo, non so se per il nostro intervento o se per una presa di coscienza loro, effettivamente nella conferenza stampa che abbiamo seguito in diretta del Senato francese non si è fatto nomi, e nel dossier non ci sono nomi. Ai nomi si è risaliti alcuni organi di informazione, Le Monde in particolare è risalito e ha pubblicato i nomi come quello di Marco Pantani, e sulla scia di quella notizia la Federazione Internazionale McQuaid aveva paventato la possibilità di potergli togliere la vittoria al Tour, che sarebbe stato un atto assolutamente legittimo, sia per il fatto che quei risultati sono risultati che possono portarci a una statistica, ma hanno delle scorrettezze sul piano strettamente disciplinario, o meglio sul piano regolamentare, per come si sono sviluppati, ma sia soprattutto per quanto riguarda Marco Pantani, che purtroppo è una persona che non c'è più e che quindi non può difendersi, e che comunque con la sua morte ha tolto possibilità che ci possano essere interventi sul piano di quello che ha vinto. Marco Pantani, poi abbiamo appunto i risultati della Federazione Internazionale, le vittorie di Marco Pantani non saranno mai più messe in discussione, perché il regolamento impone questa cosa, e perché secondo me sarebbe una profonda ingiustizia dal momento che lui non si può difendere, e in qualsiasi ordinamento, dal settore penale al settore sportivo, la difesa personale è la prima cosa che si deve garantire. Poi comunque richiedo all'avvocato Baldi, cioè, abbiamo detto Armstrong, c'è chi dice, qualunquista, dice, beh, tutto sommato Armstrong gli è stato tolto 7 tour, allora anche gli altri dovrebbe essere, però Armstrong, non dimentichiamo, è reo confesso, quindi è totalmente diverso il discorso. E poi oltretutto, ripeto, andare a ritroso non ha più nessun significato, perché abbiamo fatto una statistica per un giornale, fra l'altro l'aveva riportata anche un giornale francese, al momento in cui venne fuori il bubbone di Armstrong con la confessione, che se l'ASO, insomma, organizzatori del Tour de France, avessero voluto, come dire, attribuire un vincitore al Tour de France, infatti non sono stati riattribuiti i vincitori del Tour de France di Armstrong, andava molto indietro. E tu la feci una statistica, a tutto rispetto, praticamente venne fuori che avrebbe vinto 2 tour Daniele Nardello, insomma, perché arriva a 12esimo, con tutto rispetto, ottimo corridore, perché tutti gli altri prima di lui nelle classifiche del Tour de France, prima o dopo, hanno avuto dei guai dell'antidoping. Quindi, cioè, forse stiamo sfiorando l'assurdo. A questo punto, forse l'unica cosa veramente è mettere una pietra sopra a quella data, da una certa data, d'ora in avanti chi sgarra veramente massima severità. È un accanimento inutile quello nei confronti del ciclismo, che poi, insisto nel dire il ciclismo, perché ci sono gli altri sport che non sono neppure sfiorati. Guardiamo la statistica, o meglio quello studio del Senato francese, e ci renderemo conto che il doping è nella società, non è in uno sport. Però ci sono dei paesi, ed avvocato me lo può dire,
che hanno delle leggi sul doping, perlomeno sulla carta, molto efficaci. Poi si tratta di applicarle, una è l'Italia, un'altra è la Francia, non è il caso della Spagna però. La Spagna, diciamo, è un po' una zona franca. Diciamo, possiamo vedere anche i fatti più recenti, il caso per esempio Contador, che in Spagna se l'è cavata e poi invece al TAS è stato condannato. Chiaramente la Spagna ha delle maglie molto più larghe, quindi, e anche nel settore penale. Nel settore penale basta vedere il processo Fuentes. Esatto. Durante il processo Fuentes, appunto, insabbiato. Si parla di insabbiature qui in quando Italia. Quando Fuentes, durante proprio un'udienza, ha detto: vabbè, posso parlare, posso dire anche nome e cognome, è stato stoppato dal giudice. Stava per farci nomi importanti. Non soltanto di esatto, ma quello nell'area ci sono questi nomi, poi nell'ambiente anche giornalistici, quindi insomma, ecco, una cosa che sempre per la Spagna, poi Fausto Manucchi sono tutti, come dire, uno dei più grossi, chiamiamolo tifoso anche di Vincenzo Nibali, ma anche amico, anche consigliere e così via, io mi ricordo, è successo sui giornali che Ezequiel Mosquera, che aveva vinto la famosa tappa della bolla del mondo, che arrivò secondo, dove praticamente vinse il Giro di Spagna proprio Vincenzo Nibali, in Spagna è stato, come dire, prosciolto dalle accuse, ma ecco. Sì, ed era, sono quei casi, appunto, mi diceva mio padre che l'esame antidoping in realtà serve fino a un certo punto, perché una persona che è nel ciclismo lo sa, chi corre con i propri mezzi e chi invece sta barando. È chiaro, quell'episodio Mosquera, quel Mosquera lì, così, che poi non si è più rivisto né prima né dopo, esisteva prima e non è più esistito dopo. Ecco, è chiaro che sono persone. Mio padre, appunto, quando era presidente del Mastro Marco, una volta ha licenziato un atleta che era naturalmente, non aveva nessuna positività, però andava troppo forte. Quando si va troppo forti, quando uno va più forte rispetto alle sue capacità, beh, è un motivo sufficiente perché sia licenziato. Quindi Mosquera, appunto, si vedeva che non poteva essere, diciamo, non poteva fare con i suoi mezzi. Ecco. Lo sport, il campione non si improvvisa, non si è campione, diciamo così, a caso per un giorno, ma si crea nel tempo e quindi le doti vengono confermate, non spuntano come un fungo e poi magari la sera sono nuovamente sparite. Per non andare, ecco, un altro caso voglio chiedere da donna che non riguarda il ciclismo, ma ha fatto clamore, quello del marciatore Alex Schwaser, no? E qui la Carolina Kostner si è beccata una squalifica. Grazie. Lei da donna, la giustificazione che ha dato lei è comprensibile o no? Allora, ed è condannabile o no? Allora, io parlo intanto da avvocato. Sì. Dal punto di vista penale non avrebbe rischiato assolutamente niente. Quello mi sembrava chiaro. Il favoreggiamento personale nel penale, anche nel reato di omicidio, per i familiari non è il reato. Quindi ha pagato un dazio, secondo me, troppo alto. E la giustificazione io la condivido, insomma. La donna la condivido. Però, ecco, mi sembra, ecco, che abbia pagato. Quello è un'impressione abbastanza generica. Sì. Credo che sia il tempo che anche la giustizia sportiva debba in qualche modo adeguarsi alla giustizia ordinaria. Perché questo? Perché ormai lo sport non è più una cosa soltanto romantica o che si può svolgere così per passare il tempo. Lo sport è anche una professione, è un luogo dove ovviamente si creano le fortune anche economiche delle persone. Quindi non possiamo staccare la giustizia sportiva da quelle che sono le regole della giustizia ordinaria. Tornando alla Carolina, è chiaro che costringerla a dover denunciare il proprio fidanzato, o il padre, o la madre. No, ma in quel caso non si trattava di denunciare, si trattava di non farlo controllare. E uno può pensare, se forse lei si immaginava che aveva fatto uso di sostanza. Allora lì può venire fuori. Prima Elena Bardi, avvocato anche penalista, ha fatto riferimento al diritto penale. E nessuno può costringere un familiare a dire che nell'altra stanza c'è l'indagato, l'imputato che dovrà essere arrestato. Se ci fosse una persona non vincolata dal sangue o dal coniugio, allora è obbligo e si commette reato se si favorisce. Mentre se c'è una persona di famiglia o se c'è una persona particolarmente legata a vincoli particolarmente stretti, questo non può agire, proprio perché si vuole evitare che di fronte a un fatto assolutamente umano una persona debba commettere un reato, cioè commetta un reato a fare una cosa che sul piano morale possiamo tutti giustificare. Io credo che la sanzione sul piano sportivo probabilmente reggerà anche al vaglio del TAS, perché le regole sono queste, ma penso anche che ormai sia il tempo
di dare regole nel settore sportivo un pochino più incanalate nell'ambito dello sport di oggi, che è un fattore, ripeto, anche economico, non possiamo tapparci gli occhi da questo punto di vista. Ecco, ma lo sport oggi dove sta andando? Perché vediamo che non solo nel ciclismo, ma anche in altre discipline, l'aspetto legale, denunce e così via, ma anche a livello economico, frodi, cioè truffe nel calcio, chiaramente scommesse, soldi, false vendite, falsi acquisti, cifre iperboliche pagate per trasferimenti. Cioè, veramente, come ha detto lei, lo sport sta travalicando l'aspetto, come dire, ludico. Da quello non potremo tornare indietro. Ecco, ma, non potremo tornare indietro. Ma non potremo se non ci sono punizioni esemplari, forse. Io credo che dovremmo prendere atto che lo sport è anche un fenomeno economico. E è un fenomeno economico e sarà difficile, a mio parere, fare passi indietro e pensare, purtroppo anche nel negativo. Lei stava parlando di reati, e quando ci sono reati è giusto punirli anche secondo il codice penale. Ci sono reati specifici, come possono essere il settore del doping, ma poi ci sono reati anche di altra natura, che sono generici, come può essere, diciamo, falsi in bilancio, come possono essere evasioni fiscali, come possono essere altre questioni che chiaramente oggi sono abbastanza dentro anche al settore sportivo, perché il settore sportivo ormai non è solo più sport, ma è anche economia, è anche business. Dovendo fare una statistica, se sei in grado di fare, dal vostro studio, in percentuale, quanto lavoro vi dà il settore sportivo rispetto a quello civile, normale, così via? Ora, diciamo questo, non so, lo sport è ancora marginale, però devo dire, insomma, noi nello sport, negli ultimi campionati del mondo, avevamo molti atleti nella nazionale italiana, quindi molti atleti della nazionale italiana li abbiamo insomma, assistiti per motivi vari, ecco. Quindi insomma, si sta sempre più... La nazionale italiana di che sport? Di ciclismo. Stavo parlando di ciclismo, sì, perché sì, noi no, ci vabbè, occupiamo prevalentemente del mondo, di ciclismo. Infatti, andiamo a pensare anche a calcio, perché sono stati recentemente... No, poi Balotelli è difficile da gestire, difficile da gestire. Comunque, no, allora Elena Baldi, Resta Ribelle, perché questo titolo? Dunque, questo titolo nasce dall'esigenza di richiamare un attimino le persone che lo leggono ai principi originari, quelli che ci hanno un attimino cresciuto. E tant'è vero che il libro si compone di varie storie, tutte storie personali, di vita personale, di rapporti personali miei con i miei familiari, e ogni storia ha un suo insegnamento. E perché Resta Ribelle? Perché rimani bambino, quindi ritorna con l'anima a come eri da bambino. Il bambino non mente, il bambino non bleffa, il bambino è se stesso, e quindi ogni tanto bisogna ricordarci di ritornare bambini e di rimanere ribelli. Ecco, è questo. Questo non è che c'è un'assonanza con Stay Hungry, Stay Foolish di Steve Jobs? No, assolutamente. Perché lui dice bisogna rimanere anche se è importante. È importante. Prima mi chiedeva del discorso del ciclismo. Io ho avuto la fortuna di essere nata in una famiglia patita dal ciclismo, abbiamo respirato ciclismo fin da piccoli, e quindi fin da piccola mi hanno, diciamo, parlato di questi principi del ciclismo. In casa mia non esisteva il calcio, esisteva il ciclismo, e mio nonno e mio zio, o meglio zio di mia mamma, che è uno dei protagonisti del libro, mi diceva sempre: guarda, dal ciclismo impari, il ciclismo è la vita, il ciclismo chiede sacrificio, chiede forza, sforzo, è un po' l'emblema, quello che è poi che ci troviamo davanti alla vita. Il ciclismo non è finzione, nel ciclismo o c'è la gamba e arrivi oppure no. E il ciclista non bleffa, se casca rimonta sulla bicicletta e cerca di arrivare all'arrivo. E quindi proprio con questa metafora che mi è sempre stata insegnata, a me il ciclismo è rimasto tanto nel cuore, e credo, diciamo, che questo libro nasca anche un po' anche da questi principi, ecco, che ho imparato da piccola. Ecco, così alla rinfusa, di quali ciclisti si parla in questo libro? Dunque, in questo libro si parla di Pantani, di Marco Pantani, perché è una storia che ho voluto, diciamo, riportare, ma si parla anche di ciclisti minori, perché mio nonno viveva a Maresca e lassù andavano prima a fare, diciamo, gli allenamenti in altura, quindi ha conosciuto anche i ciclisti, diciamo, 800 metri all'epoca. Sì, vabbè, ora vanno tutti a Tenerife. No? E quindi ha conosciuto ciclisti anche importanti, ma del passato, quindi Matelic, Ciampi, tutti quei vecchi. E quindi io ho vissuto con questi ciclisti, e comunque passavano sempre dalla macelleria di mio nonno a raccontargli, diciamo, le loro imprese, eccetera. Trinci Giuseppe. Trinci
amici Giuseppe, che era uno di questi ragazzi che andava su a passare alcune giornate di allenamento, e quindi si parla anche di questi ciclisti, fra virgolette, minori, ma soprattutto di Marco Pantani, e poi di un ciclista accenno una cosa. Mm-hmm. Perché nel libro si dà tanta importanza ai principi, ai valori che nascono anche appunto dallo sport, perché dove sta andando lo sport? Lo sport sta andando verso valori che vanno comunque dimenticati. Bisogna tornare ai vecchi valori dello sport. Sì, bisognerebbe. E parla anche comunque dell'importanza delle cose, no? Delle cose che ci ricordano. Infatti c'è uno di questi racconti che parla dell'ammiraglia di Fausto Coppi, no? L'ammiraglia di Fausto Coppi che lo abbandona, lo lascia, lo saluta nell'ultimo viaggio, cioè durante il corteo funebre. E questa ammiraglia, la sua, abbandonata sul monte, lo saluta e diventa, si umanizza, ecco, diventa poi una parte importante di questo quadro. Però il racconto principale è su... Quanti sono i racconti in totale? I racconti sono una quindicina di racconti. Quindi diciamo sono dei flash, delle figure. E devo dire che il maggior risultato su questo libro l'ho avuto da chi l'ha letto, perché il mio obiettivo non era tanto fare un'opera letteraria elevata, il mio obiettivo era quello di cercare di far tornare ribelli i lettori. E infatti credo di esserci riuscita, perché ho ottenuto tantissime lettere, tantissimi messaggi, tantissime mail dove gente mi ha voluto raccontare le sue esperienze personali dopo aver letto. Allora ci vuole un altro libro, un seguito. Accogliendo le lettere verrebbe fuori un libro bellissimo. Vabbè, questo è il primo libro che lei ha scritto? Perché ognuno di noi, insomma, ha qualcosa, una vena anche poetica da esternare. Devo dire, le lettere che ha ricevuto esternano proprio questo. Ecco, le lettere sono molto belle, potrebbero da se stesse costituire un nuovo testo. Io dico, faccio parte di un'associazione culturale, no profit, che proprio si propone di promuovere la lettura di altri tipi, ma comunque la lettura in generale va sempre bene. Perché io dico, e penso forse sarete d'accordo anche voi, che la generazione più o meno nostra era abituata a leggere. Oggi è molto più difficile trovare un giovane, ma non perché non sappia leggere, perché purtroppo, bisogna dirlo, certi mezzi che vengono usati, e mi riferisco a iPod, iPhone e così via, portano lontano la lettura, cioè si consuma tutto subito, non si ha voglia di approfondire molte cose. E quindi ogni tentativo di riportare un po' d'attenzione verso il cartaceo, secondo me, è positivo. Voi purtroppo ci dice gli avvocati, io sono un avvocato mancato, ho studiato per qualche, ho fatto qualche esame e basta, però dicevo che noi gli avvocati erano considerati i re della carta, praticamente, scartoffie. Però insomma diciamo che oggi sì, anche voi lavorate molto con internet, quindi, però ecco, è brutto secondo me perdere la memoria della carta, dei libri, perché un libro rimane sempre un libro. Ora c'è la moda degli ebook, però anche quella mi sembra che non abbia avuto il successo che si aspettavano. Voi siete d'accordo per il cartaceo, mantenerlo da avvocato, e vorrei vedere. Il cartaceo è importante. Vorrei dire sul ciclismo ora. Cryptamanent verba volant. Un aspetto, Elena. Cioè il libro inizia col ciclismo, si può dire, inizia con una strada, è un viaggio che viene fatto verso Marisca, e sui primi tornanti appunto ci sono le scritte... Bicicletta? No, con la macchina, non siamo da bicicletta. Non si sa mai. E sui primi tornanti però ci sono le scritte già, ci sono sempre le scritte di Fausto Coppi, perché quella, non dimentichiamo, fu la strada dove nacque il mito di Fausto Firenze Coppi. Firenze-Modena 1940. Coppi vinse la sua prima grande gara e dove diventò poi il campione che poi abbiamo conosciuto. Infatti. Una cosa volevo chiedere sempre a Elena Baldi, l'autrice di Resta Ribelle, e poi vabbè, insomma, avvocato di fama chiaramente con Fausto Malucchi, lo studio a Pistoia. Ecco, io sabato scorso alla presentazione della squadra di Mastro Marco, c'era l'ospite d'onore, era Vincenzo Nibali, e mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto rivolta proprio allo squalo, e gli ha fatto detto una citazione in latino che vorrei ripetesse, perché questa vita dovrebbe essere secondo me scritta a non solo sport, a tutti che raggiungono una posizione, anche ai politici, perché no? Diciamola questa, ricordiamola, perché è molto bella. Allora, dunque, durante appunto questo dovevo consegnare il premio per la Panathlon, perché io faccio parte del Panathlon, avevamo premiato Vincenzo Nibali il 24 di novembre, lui non era presente e quindi lo ritirai io. E ho voluto premiarlo con un premio che abbiamo dato noi come studio, cioè un adesivo da mettere alla bicicletta da corsa che riporta questa frase in latino, cave ne cadas. E la storia è un po' questa, ci sembrava a noi adatto, Vincenzo non ne ha bisogno secondo noi, però ci sembrava un po' una frase importante da ricordare.
È una frase che veniva detta dagli schiavi nell'epoca romana, quando vi erano dei condottieri. I condottieri che erano riusciti a sconfiggere almeno 5.000 nemici potevano andare in Senato a prendere gli onori del Senato e quindi diventavano, diciamo, famosi, molto famosi. E dovevano però, per rimanere sempre con i piedi per terra, passare lungo i fori su una biga, accompagnati da uno schiavo che gli sussurrava questa frase nell'orecchio: cave ne cadas, cioè ricordati che puoi cadere, e quindi, poi tradotto, rimani con i piedi per terra. Quindi cioè, bene gli onori, bene l'importanza, bene la fama, ma rimani quello che eri. E quindi questa frase per noi dovrebbe essere, cioè, un emblema un po' di quelli che poi, magari per evitare che si montino la testa, rimanere sempre con i piedi per terra. Ecco, un po' non solo nello sport, sarebbe riduttivo, direi tutti gli ambienti della nostra vita, che oggi ci sarebbe bisogno di persone modeste che pensassero veramente a lavorare seriamente in modo sodo e non tanti fronzoli o chiacchiere, anche perché è facile arrivare a certi livelli, però dopo gestire bene il potere, gestire bene la ricchezza, perché purtroppo c'è anche una situazione in Italia che non è molto rosea per quanto riguarda l'economia. Insomma, quindi dico, i più fortunati dovrebbero sempre ricordarsi da dove sono venuti. Da dove sono venuti, certo. Questo sarebbe, secondo me, la base di un miglioramento, certo. Invece la sopraffazione, il accumulare, basta, probabilmente. Non. Ora, io devo dire la verità, a me sembra che Vincenzo di questa frase non ne abbia bisogno, no, perché è una persona molto umile. Io ho avuto la possibilità di venire in contatto con altri campioni, ma non è possibile nemmeno avvicinarli, altri campioni. È vero. Sono, diciamo, delle prime donne isteriche. E figuriamoci nel calcio. Figuriamoci nel calcio. Mentre Vincenzo mi sembra sia rimasto proprio qui. È venuto proprio da Messina, certo, evoluto nel senso anche a livello culturale, è maturato, però comunque lui rimane sempre quello che saluta tutti, si va a fare i capelli dal parrucchiere di Mastro Marco, e quindi rimane quello che è. Insomma. Mastro Malucchi, Mastro Marco e Nibali, un bel legame. Sì, no, è un legame ormai che è destinato a durare per sempre, anche se Nibali, Vincenzo, non è più maestro marcano, ormai è cittadino del mondo. Cioè, noi delle volte, quando lì a Mastro Marco diciamo, ma si vede poco, si vede quasi mai, magari passa per un'ora, perché abbiamo perso questa cognizione. Per noi è sempre uno di lì, e diciamo intimamente lo è, però i suoi impegni ovviamente lo portano lontano. E poi ormai è un cittadino del mondo, perché il mondo lo ama, il mondo lo elogia, come è giusto che sia, dopo le grandi vittorie. Tornando un attimino a Cave ne cadas e alla decalcomania, devo dire che poi, oltre al fatto, il fatto che diceva, il fatto storico, poi trattandosi di un ciclista, male non fa, ecco, attento a non cadere sulla bicicletta, visto che lui va sempre a 100 all'ora. In discesa specialmente. Abbiamo perso il campionato del mondo per una caduta. Quindi, insomma, però ha vinto anche tante altre gare in discesa, quindi... No, bisogna rischiare. Sì, anche al Tour, per esempio. Vabbè. Siamo d'accordo, questa era più che altro una battuta. Vabbè. È ovvio che lui, come ha detto in una detto proprio durante la conferenza stampa a Lamporecchio, una delle doti appunto del ciclista è anche guidare veloce, guidare in discesa. Quindi quando si parla delle cadute di Wiggins, quando si parla delle cadute di Froome, quando si parla delle cadute di Contador, è un fatto di sfortuna, ma è anche di capacità. Chiaramente Nibali, dal punto di vista della guida... Quando dicono così, allora uno fa lo paragone con lo sci. Nello sci si basa il vittorio proprio sulle cadute, perché non tutti possono essere in quel momento, come dire, capaci di superare una determinata angolazione e così via. Quindi, dire che Vincenzo, da questo punto di vista, è stato, credo, uno dei più grandi discesisti della storia del ciclismo, e purtroppo, ecco, mi dispiace che non abbia vinto un giro che avrebbe, a mio parere, vinto sicuramente, proprio perché perché in discesa le hanno detto devi frenare. Vinse uno che invece in discesa frenava parecchio, proprio comunque parecchio. Tanto sarebbe stato, nel mio personalissimo albo d'oro, ovviamente gli ho attribuito anche quel ma giro. Io sono convinto di una cosa a posteriori, perché se avesse vinto il giro, probabilmente non avrebbe vinto né la Vuelta nemmeno il Tour quest'anno, probabilmente sarebbe seduto prima. Invece, secondo me, è arrivato a maturare al momento giusto, con la rabbia dentro, perché sapeva di aver subito un'ingiustizia, e lo disse a denti stretti in qualche intervista, quel famoso inverno. Quindi diciamo che, secondo me, poi il tempo è galantuomo in certi casi. Se uno ha la costanza, e Vincenzo sicuramente ce l'ha, ha le soddisfazioni che si merita. Quest'anno le ha avute con gli interessi. Quindi parliamo invece del 2015, programma di Vincenzo, ormai è chiaro, niente giro, tutto sul Tour, comincia da Dubai, comincia il Tour de l'Oman, poi Tirreno Adriatico, forse Strade Bianche, mi ha detto, e poi dopo tre classiche del Nord, ha detto quattro anzi, Amstel Gold Race, Freccia Vallona, Liegi Bastogne, tre, esatto, e poi riposo un mesetto, Tenerife,
Delfinato Tour. Quindi è il tipico avvicinamento al Tour di coloro, l'hanno fatto anche altri corridori in passato, tipo Froome, che puntano alla maglia gialla. Quindi quest'anno, secondo me, ambizioso, anche perché vorrà dimostrare con Contador e Froome, che verranno sicuramente al massimo, che non ha approfittato delle loro cadute, come dicono i suoi detrattori. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Ora, a noi sotto certi profili dispiace ovviamente non averlo in Italia, però, insomma, il Tour è una cosa diversa dal ciclismo. Esiste il ciclismo, esiste il Tour. Quando un atleta è competitivo nel Tour, io credo che debba fare di tutto per poterlo vincere, perché ti attribuisce una notorietà, una fama, un'esplosione di anche dal punto di vista economico, che nessun'altra corsa garantisce. Sarebbe bello se si potessero fare tutte, ma con la specializzazione che abbiamo oggi, io credo che potersi permettere ad altissimo livello e per vincere Giro e Tour sia un'impresa impossibile, perlomeno così la ritiene anche Vincenzo, e quindi si è concentrato su questa gara. Sono però altrettanto sicuro che non farà così per allenamento, per esempio, la Milano-Sanremo o le classiche. Sanremo non ne ha parlato, forse non la fa, non lo so. Ma io credo la faccia, e credo che la faccia con intenzioni bellicose. Ovviamente non essere tra i favoriti, secondo me, gli dà qualche punto in più rispetto a... Forse non l'ha nominata proprio perché vuole stare coperto e poi partire in discesa dopo il poggio. Anche perché quest'anno è vicino l'arrivo alla discesa. Sì, si è accorciato, diciamo, la parte finale si è accorciata. Quindi la discesa potrebbe essere un trampolino di lancio, o comunque uno scatto sul poggio potrebbe essere, diciamo, più difficile da potersi rintuzzare. La Milano-Sanremo è una delle corse che piace più di tutti a Vincenzo, e quindi mi rifiuto di pensare che non la corra, e che non la corra con l'intenzione di vincerla. Ovviamente dal dire al fare c'è di mezzo il mare, ma credo che qualcosa abbia in mente anche su quella gara lì. Elena Baldi, io ci voglio chiedere se hai parlato di questo libro Resta Ribelle, Maresca, e quest'anno però al Giro d'Italia c'è una bella tappa sulla montagna pistoiese, la Betone, la quinta. Io ho portato Beppe Martinelli e con suo figlio a dare un'occhiatina, proprio ha fatto tutta la salita e gli è piaciuta, perché la quinta tappa non è una salita chiaramente a livello Mortirolo, però considerando che si comincia a salire a Bagni di Lucca ci vuole un rapportone all'inizio, e qualcuno proprio nel finale, diciamo nel piano sinato qui in su, potrebbe perdere qualche cosa. Si è detto, e anche Martinelli era d'accordo, che vabbè, non c'è Nibali, però è adatta molto a Aru, per esempio, perché è una salita da rapporto, non è da scalatori puri, e a volte, insomma, non lo so, potrebbe anche essere che dire, un troppo di lancio, perché Aru è squadra con Nibali, è team Astana, quindi potrebbe essere cioè, i tifosi, voi anche voi andrete, certo, penso, a fare il tifo per Aru, certo. Indovino, certo, almeno per Aru, certo, senz'altro. E sì, in effetti questa è una gara che è ritornata dopo tanti anni sulle montagne pistoiese. È il 2000 che ci vince Casagrande, proprio la Betone. Ci vince Casagrande, sarebbe stato bello vederci Nibali, insomma, trionfare su alla Betone, dove poi, insomma, c'è anche la targa dedicata a Coppi, sì, una delle varianti, però ecco, noi tiferemo Aru sicuramente. Allora, immaginavo. Probabilmente ci sarà anche Vincenzo, se è libero verrà senz'altro. Sì, quei giorni infatti dovrebbe verrà da Aru. Perché una delle cose più belle... No, Aru ce la deve vedere con Contador al Giro, non sarà facile. No, dicevo però, ecco, sul tifo, una delle cose più belle, forse anche uno dei segreti, è proprio l'entusiasmo per lo sport, che anche Nibali, appunto promana, ma che anche altri sicuramente, quelli, i big, hanno. Io mi ricordo di aver visto un Gran Premio Industria del Commercio sul San Baronto, nella curva famosa dello squalo, sì, senza Vincenzo, ma Vincenzo da spettatore, sì, che era lì a entusiasmarsi, a fotografare i suoi compagni, perché chi ama il ciclismo lo ama anche quando non corre, quindi Vincenzo, gli piace anche vederlo il ciclismo, oltre che ovviamente praticarlo e vincerlo, però gli piace anche vederlo. Sono sicuro che alla Betone, se non ha impegni da altre parti, sarà con noi a tifare Aru per vedere se riuscirà a battere il super favorito Contador. È Contador, finalmente stanno, voglia fare una grande stagione. Io invece, a proposito di Contador e di Nibali, mi ricordo di averli seguiti nel tratto più duro del Monte Zoncolan al Giro d'Italia 5 anni fa, se non sbaglio, o 4, ma insomma, comunque mi ricordo. E ecco, fu una giornata bellissima, mi ricordo, c'era Bruno, Malucchi, tutti, insomma, eravate nella tenda lì, e addirittura ci trovammo a ripararci la pioggia con
il rivale che è Giuliano Baronti della Neri Sottoli, e fu una cosa molto bella. Lì si capisce veramente che lo sport poi, ma il ciclismo in particolare, cioè invece che dividere affratella. Il tifo è sempre corretto, ci può essere lo sfottò in certi casi, però poi alla fine, quando c'è, si mangia salsiccia anche alla tenda, al punto Nibali praticamente. Io posso rivelare un particolare che conferma questa tesi, appunto, durante l'ultimo Giro d'Italia, il Giro d'Italia che ha vinto Nibali, e mio padre, appunto, che non stava più bene, era ormai a letto e quindi aveva giorni di lucidità e altri invece di torpore. L'ultima emozione che ha avuto è stata quella che gli ha reso proprio Giovanni Visconti, vincendo appunto la mitica tappa sul Galibier. Galibier. E quindi si è emozionato alla vittoria di Visconti, nonostante Visconti fosse, tra virgolette, il nemico, Sì, ma l'alleato sono falsi sfidente, nemici, perché perché l'ha sono, detto sì, tante volte che poi si rispettano parecchie, poi tutte e due certo. hanno, come dire, fatto la gavetta nel solito modo, venendo via di casa da bambini e poi sono cresciuti, quindi cioè, il rispetto è impossibile non ci sia. Poi da dilettante qualche volta sono incrociate le rotte, però da professionisti sono due tipi totalmente diversi, anche dal punto di vista tecnico, Da quindi. dilettante, pur diciamo lottando uno contro l'altro, però alla fine il rispetto e anche sotto certi profili l'amore per il ciclismo porta l'amore anche verso i ciclisti e quindi credo che ci sia una grande famiglia e non più le divisioni tra l'uno e l'altro. Io credo che quindi anche con la grande rivalità che abbiamo vissuto ai tempi del dilettantismo tra Nibali e Visconti, però ci sia sempre stato poi una profonda e sincera amicizia. Telegraficamente, perché siamo in chiusura, a entrambi vorrei chiedere una cosa, i problemi che ha avuto quest'inverno il team Astana. A me ha dato l'impressione che Vincenzo fortunatamente non ne sia rimasto influenzato. Voi siete d'accordo? E come avete valutato questa soluzione, poi che ha visto interessata la Astana, di correre su Biudice, se vogliamo? Ma il discorso è stato questo, quando Vincenzo fu scelto dall'Astana, io la prima cosa che gli dissi, non credo che tu sia, all'epoca gli dissi, non sei il ciclista più forte del mondo e l'Astana potrebbe tranquillamente prendere il più forte del mondo, anzi ha avuto anche Economicamente non si discute, nello chiaramente. stesso anno ha avuto Armstrong e Contador, Economicamente non quindi, si discute, chiaramente. però gli dissi, ti ha preso, secondo me ti ha preso perché sei una faccia che si può spendere al di sopra di ogni altro atleta, per cui io credo che l'Astana, molto discussa come società, abbia bisogno anche di questo, abbia bisogno di aria fresca. Poi c'è stato questi episodi che hanno riportato l'Astana agli anni passati, quando appunto non gli fu data la licenza Pro Tour e quindi fu costretto, Contador fu costretto a fare il giro e non il tour. Io credo che abbia giocato, sia stato un fatto molto importante che abbiano potuto avere tra le loro fila Vincenzo, perché un nuovo tour senza Vincenzo Nibali che aveva aperto, aveva dato questa speranza, ha dato questa speranza, ha dimostrato. Noi ricordiamo che sull'Autocan, dove Vincenzo ha dominato quest'anno, Vincenzo ha fatto il 28° tempo, Sì, questo sì, ma ne abbiamo parlato diverse Ha volte. perso quasi 4 minuti da Chiaro, Rees, quindi chiaro, chiaro. vuol dire che c'è una situazione diversa. Quando a Parigi gli hanno chiesto se avesse vinto grazie al doping, ha risposto no, grazie all'antidoping. Difficile secondo me sarebbe stato. Poi i francesi non l'hanno ancora adottato, Vincenzo. Sì, non l'hanno ancora adottato, ma lo faranno. Lo Perché faranno. ha battuto dei francesi, giustamente. I francesi sono un po' sciovinisti, diciamo. Probabilmente qualche anno fa questi francesi che ha battuto quest'anno non sarebbero stati nell'ordine d'arrivo, perché non è che forse anche loro hanno goduto, diciamo, di una media un po' più bassa, ecco, rispetto al consueto. Io credo quindi che adesso però l'Astana abbia beneficiato della presenza di Vincenzo, che sarebbe stato difficile tenere fuori da un tour, di un tour che aveva vinto, aveva dominato con medie basse. Ecco, quindi credo che sia importante che avesse vinto andando piano, ma dando spettacolo. Due parole anche lei per no. Beh, lui, diciamo, questa vicenda non lo ha toccato, anzi quando lui si è sentito minacciato, fra virgolette, da certa stampa, ha subito telefonato dicendo attenzione perché qui si querela. Lui non è nuovo alla querela, aveva querelato anche un giornalista famoso perché, diciamo, gli dava per certe alcune frequentazioni, querela che poi abbiamo ritirato perché c'è stato formali scuse. Quindi lui su questo non la fa passare liscia, cioè E fa qualsiasi bene, articolo le di fa bene, le giornale fa che bene. possa comunque, diciamo, mettere in correlazione il suo nome con il nome Astana e quindi con il problema doping, lui non lo tollera e quindi ha chiesto di non, diciamo, far passare nulla sopra e quindi di querelare in ogni direzione. Non per ovviamente questione economica, ma una questione di immagine sua È che giusto, ci viene giustamente, direi che sia rispettata, giusto. che sia rispettata.
Abbiamo fatto querela anche per Slongo, per Tiralongo, sì, ma, cioè tutte è giusto, le persone. Non si può, non si può, io lo dico al giornalista, però non si può sparare nel mucchio senza avere le prove, perché anche la famosa foto a Montecatini non esisteva. Cioè, no. Voglio sapere chi l'ha tirata fuori. Io mi sono informato un pochino prima, le mie fonti, e devo dire c'è questo voluminoso fascicolo di 200 pagine, ma non c'è la traccia della foto. Quindi queste fantasie, oppure se cose, cioè, vanno dimostrate, altrimenti veramente si spara nel mucchio e si fa far figura, brutta figura uno sport e delle persone che non lo meritano, come appunto Vincenzo. Va bene, io ho esaurito, diciamo, quello che volevo chiedervi, e vi ringrazio per essere venuti alla nostra trasmissione, e in bocca al lupo. Io non vi posso dire, speriamo non abbiate più problemi legali, perché sennò poi lavorate poco. In questo caso dico, buone cause, buone cause, grazie. Con diciamo anche finali positivi. Grazie. Grazie a voi. When everybody's staring at my daughter, find a new day, daughter, find a new day.